Di sottomesi la Tonnara dovrebbe diventare a tutti gli effetti un pezzo di città. Diciamo che finalmente siamo arrivati al dunque, dopo anni in cui abbiamo lottato per questa Tonnara con alti e bassi, si perdono i soldi, si recuperano i soldi, finalmente siamo riusciti a portarla in porto. Speriamo adesso di andare avanti con i lavori, è un augurio che non ci siano altri intoppi perché è importantissimo, e se non ci sono intoppi entro 18 mesi come da contratto dovremo ultimare i lavori, quindi dare questo piccolo gioiello alla città di Siracusa così come è in progetto. A quanto ammonta l'investimento e il costo di questa nuova operazione, quella definitiva? Allora, i costi, se non ricordo male, sono intorno ai 10 milioni di euro complessivamente. I lavori appaltati dall'impresa sono 8 milioni a detrarre del ribasso d'asta, per cui avremo a disposizione 4 milioni e mezzo di lavori effettivi, diciamo così. Quindi alle 5 saranno 6 milioni e 6 di complessivamente da spendere. Materialmente il cantiere quando aprirà sul posto? Materialmente, se oggi facciamo la consegna, entro già è aperto, quindi da domani possono iniziare a lavorare. E dopo un anno e mezzo? I tecnici, ci vogliono tempi affinché l'impresa si metta in regola con il personale per poterlo assumere e quindi metterlo in regola dal punto di vista dell'INPS, INAIL, eccetera, eccetera. E dopo questi 18 mesi che edificio sarà? Dovrebbe diventare Museo del Mare.